believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Ciao, qui con Gabriel alla fine del primo tempo, una partita che inizialmente diciamo si è andata sotto i due gol, quindi è iniziata non nel migliore dei modi, però dopo siete stati bravissimi a reagire, a rispondere, infatti il risultato l'avete ribaltato e ora ci troviamo sul 3-2, quindi complimenti per la reazione. Cosa c'è da dire di questa prima frazione di gara e cosa secondo te c'è da fare nella seconda parte della partita? All'inizio non siamo scesi bene in campo e poi abbiamo reagito subito e abbiamo rimontato la partita e mo stiamo vincendo 3-2. Ok, nel secondo tempo secondo te cosa c'è da migliorare e da modificare nel caso? Un po' le marcature dietro, perché ho notato che qualcuno perde lume e quindi alcuni avversari, tipo per esempio Vaccaro, De Marco, scatta. Sì. Vabbè, tocca a lui il secondo tempo. Siamo con Riccardo Esposito al termine di questa finale, avete vinto 6-5, una partita comunque combattuta ad alti livelli, veramente tu hai realizzato un gol bellissimo, hai fatto vincere la tua squadra, hai fatto una partita perfetta secondo me, sia in fase difensiva che in fase offensiva, hai aiutato i tuoi compagni sia di poco avanti, la partita sofferta perché la tua squadra era molto brava, voi siete riusciti a portarla a casa e comunque cosa hai da dire di questa partita, del torneo, comunque è stato un progetto molto difficile da parte vostra, siete stati bravi a portare a casa, cosa hai da dire, parola a te? Per noi è stato un torneo, secondo me molto, abbiamo sofferto, abbiamo lottato e ci siamo portati la finale a casa, meritato.